Le meraviglie della natura, quello che non avete mai visto nelle grotte del comune di Luco dei Marsi. Allora, sempre il casco bisogna mettere. Questa è l'altezza delle grotte, vedete, in proporzione alla mia statura. Allora, meglio che parlo qui da vicino, perché poi la voce non si sente tanto. Oggi, giorno di pioggia, ho deciso, come ogni giorno, mio solito, andare in montagna, all'orto. Considerando che questa gruppa, da casa mia da 100 km dai marci, per venire qui una semplice passeggiata senza camminare in fretta, 20 minuti. Se poi partiamo qui dal borghetto, da via Montebello, saranno 15 minuti. Comunque sia, il sentiero per venire qui, allora, si parte da Luca dei Abruzzi, poi salgo, vado verso via Garibaldi, proseguo verso ovest e arrivo alla parte estrema ovest, il centro storico di Luca dei Marsi, dove c'è via Montebello, da via Montebello. Termina il tratto asfaltato e prosegue un tratto di strada sterrata che conduce al nuovo serbatoio, perché comunque le marci ci sono due serbatoi, uno che ha circa 100 anni, non so se non di più, e questo nuovo, anche se nuovo, c'ha circa 40 anni. Poi da qui sotto, da dove sono io, verso sud-est, ho preso il sentiero dal vallone del Tadio, piccoli tornanti, e sono arrivato qui. Qui c'è un po', sì, in poche parole, l'ultimo tratto qui davanti alle grotte c'è stato un incendio doloso, se non erro nel 2014, c'è Prascam, rami, alberi, vabbè, comunque sia, in qualche modo si sale. Però considerando che oggi c'è stata pioggia, mi sono bagnato un po' i pantaloni. Adesso, questa è una parte della grotta e qui dove mi trovo io. Qui vedete, ecco l'apertura, questa è l'apertura, c'è un'altra apertura là e un'altra apertura qui. Qui bisogna un po' piegarsi con la testa. Io sono alto 1,63 m e adesso sposto il video telefonino, lo mettiamo qui per fare altra descrizione sia di questa entrata, di questa e tutta una serie di entrate. Peraltro qui da ragazzino, io, anche quelli nati prima di me, in special modo quando pioveva, il periodo della Pasquetta o i perduni, praticamente si veniva qui a festeggiare. Che si faceva? Di solito si portava o lo salceccio o la mortadella, si cucinava un po' di pasta, si faceva a gruppi. E qui alla Pasquetta si usava non solo i piccoli ragazzini, 8, 9, 10, 12, 15 anni, ma anche i grandi. Allora, questa è la grotta. Vedete? Un ingresso. Quest'altro è un altro ingresso. Guardate. Quello è un altro ingresso. È un altro ingresso spettacolare, suggestivo. Si trova qui.